Buongiorno ragazzi, sono qui dalle 10 di questa mattina, non ho respiro per farvi sto video fuori. Come posso esco e vi faccio il video, perché sono impegnatissimo, purtroppo. Vedere che spettacolo c'è fuori, ragazzi. Guardate che spettacolo di mare che c'è. C'è un po' di gente a mezzogiorno passata. Ecco qua. Vediamo. Guardate che spettacolo di fronte alla Rosa dei Venti, guardate, guardate. È il titolare che è un amico mio, lo conosco da 8 anni, però purtroppo sto bene con lui, vedete? Ecco qua, questo è il duegno, Dani, il duegno dei vivi, il duegno della. Aspetta, aspetta, voglio salutare mio suocero Enzo, che anche se vive a Roma è un vero calabrese e ti segue spesso, lo sai, l'ho Ah, non lo saputo sapevo tramite lui questo. che aveva il tuo E canale, allora pensa. salutalo. Come si Ciao chiama? Enzo! Come si chiama? Ciao Enzo, Enzo, ciao, seguimi, fai scrivere pure altre persone che devo arrivare a 1.000, muoviti, che vai. devo fare le dirette in cucina poi. Questo è il locale, ragazzi. Vedete? Qui c'è il buttadentro in inglese. Passo io il grido, ti passo. E qua, madonna mia, fa un caldo oggi che si muore, la verità. Ombre! Eccoci qua, ragazzi. Vado dentro in cucina e dopo esco, faccio, se c'è gente, faccio un po' di video in sala, se no lo farò in giro oggi, vediamo. Ciao. Guardate che bellezza. Ho fatto la barracuda in umido con patate, pomodorini, olivi, capperi, olive, capperi e papa surrugata, via. Questa è la tagliolina al salmone e vamos. Vamos, chico. Sono uscito un attimo a vedere cosa c'è in giro in questo pezzetto vicino dove lavoro io e c'è sempre un movimento, vedete? Comunque ragazzi, se non è pieno è quasi il posto qua, veramente. C'è tanta di quella gente, vabbè, siamo pure al 10 d'agosto, avete ragione pure voi. Però abbiamo passato una bella sofferenza pure qua, ragazzi. Non di malattia, ma di lavoro, veramente. Una crisi totale, e perché qua è solo turismo, è nada más. Non c'è altro. Quindi speriamo a Dio che continuino, speriamo a Dio che non scassi una minchiazza, scusate che ho detto questa parola. E via. Torno dentro al lavoro. Bueno. Niente, sono le 7:30, ci sono una decina di persone già che stanno mangiando, quindi le 8 sono qua. Adesso vediamo se riesco a fare qualche video di un piatto, se ci riesco, se no la mia amica cameriera. Sto facendo un primo con le verdure, che c'è una vegetariana, le tagliatelle con le verdure fresche e la barracuda alla griglia. Quindi sta iniziando il lavoro, speriamo che si lavoricchia così passa presto la serata e ce ne andremo a casa. Vero Luca? Sì, un attimino di riposo intanto. Bueno, a dopo. Ecco qua, piatto pronto. Con le verdure. E pescato con le verdure alla griglia e la patata arrugata, ragazzi. Si vede? Sì. Ah, ora sì, a dopo. Adesso sto facendo una tagliolina al salmone, come si fa in Italia, sì, sicuro, uguale. Poi due spaghetti allo scoglio bianche. Vedete, ragazzi? E poi c'è Dice questa qua, panna e bugie, carciofe. dice bugie, l'ha preso il ristorante di fianco, dice bugie. E poi c'è qua i ravioli di capra, che sono di capra, con i carciofi, infatti, buoni. A dopo.
Ragazzi, finito di lavorare, sto andando a casa a farmi una doccia. Al poco l'investivo a quello. Comunque, c'è un macello in giro, ragazzi. C'è un macello di gente. Vorrei uscire se ce la faccio, dato che domani inizio alle 2, ma è tardi. Facciamo quest'altro pezzetto, ragazzi, e poi lo carico, sto video lo mando. Mamma mia, massacrante, ragazzi, veramente. Bueno, vedete quanti c'è a mezzanotte in giro, che da voi è l'una praticamente, è pieno. Bueno, ecco qua, ragazzi, adesso sono uscito dal casino della gente, però così non è giusto lavorare come le bestie. Vabbè, però quello che c'è prendiamo in questo momento, che dobbiamo fare? Speriamo che duri per tutti. Bueno, ragazzi, con questo chiudo e a domani. Buonanotte a tutti. E vamos.